E essere stato un grande giocatore può anche aiutare nel modo con cui ti guardano l'allenatore e gli altri. Nesta ha fatto un percorso a Miami che è cresciuto, poi ha fatto il percorso in Italia che tutti conoscete, poi ha fatto un campionato secondo me buonissimo nel rapporto sempre squadra risultati, perché è chiaro ed evidente che ci sono allenatori meravigliosi, ma poi che vincono sono più o meno sempre le stesse squadre in Europa e in tutti i paesi, se guardi. Ma no, io credo, adesso Di Gregorio non è ancora stato ceduto, è molto probabile che parta, il mercato non è ancora cominciato. Quindi, io da Juventino sono contento. Quindi vediamo come fare, ma è chiaro ed evidente che la politica del Monza e di qualunque squadra, i ricavi tradizionali che sono i diritti televisivi, television right, sponsoring and ticketing, quindi diritti televisivi, sponsorizzazione eccetera, non coprono i costi. Quindi è chiaro che è quello che fanno tutti, non può che essere il player trading. E quindi durante l'estate si vedrà. Noi rientra il portiere nostro che è Cragno, poi verrà affiancato da un altro, poi se partirà qualcun altro lo sostituiremo, insomma. E importante è questa cosa dovuta a Silvio Berlusconi, aver fatto provare la Serie A per almeno, e mi auguro per molto di più, per almeno 3 anni, questa città è incredibile, insomma, perché Monza non solo non aveva mai provato la Serie A, ma non era neanche in B più da 20 anni, Monza era retrocesso, quindi Monza dal 2000-2001, quando retrocede, non aveva mai più provato, neppure una generazione intera, non aveva mai provato la Serie B, mentre aveva provato la D come Domodossola e la C. Quindi pensare, quando leggo certe cose, insomma, io credo che i tifosi del Monza dovrebbero davvero, e io sono un tifoso del Monza, andare in Duomo e fare una preghiera al presidente Berlusconi, perché ci sarà un motivo per cui dal 1912 al 2022 nessuno è mai riuscito a portare il Monza in Serie A, c'è riuscito Silvio Berlusconi. E grazie a lei.